è senza ombra di dubbio la canzone rock più suonata in assoluto. Chiunque, anche chi non sa suonare la chitarra, quando prende in mano una chitarra, intona questo pezzo. Di che pezzo stiamo parlando? Sentiamo. È il 4 dicembre 1971 e i Deep Purple sono a Montreux con la Rolling Stone Mobile per registrare nel Teatro del Casinò il loro settimo album Machine Head. Quella sera c'è in programma un concerto. Frank Zappa e The Mother of Invention. Sull'assolo di King Kong che succede l'imprevedibile. Qualcuno? Some Stupid with a Flare Gun spara con un lanciarazzi, spara un razzo di segnalazione che incendia il casinò. Ovviamente in tempo zero viene distrutto tutto, la strumentazione dei Mother viene completamente distrutta, il casinò va a fuoco. Claude Knobs, che è il direttore artistico del Montreux Jazz Festival, verrà poi ricordato anche nel testo della canzone, aiuta le persone ad uscire dal teatro. Leggenda vuole che Frank Zappa, alla vista dell'incendio, disse Arthur Brown in person, ma questa è forse una leggenda. Sta di fatto che i Deep Purple si trovano senza più un posto dove registrare. E allora cosa succede? Succede che devono andare a noleggiare il Grand Hotel di Montreux. E cosa succede? Ed è proprio dalle finestre del Grand Hotel che Roger Glover, il bassista di Deep Purple, vede il fumo sull'acqua e il fuoco nel cielo. È da qui che nasce la canzone Smoke on the Water e Fire in the Sky. I Deep Purple impiegano dal 6 dicembre del 71 a circa il 21 dicembre a registrare Machine Head. L'hanno registrato all'interno dei corridoi del Grand Hotel. Se voi ascoltate anche solamente il riverbero che ha la batteria, è una cosa veramente fantastica, bellissima, bellissima. Non ascoltatelo da MP3 però, che c'ha tutti gli artefatti. Il problema qual è? Che gli ospiti dell'hotel si lamentarono con la direzione, perché ovviamente io penso che gli ospiti oggi, sapendo che hanno registrato quel capolavoro che è Machine Head, si sono un po' comunque niente, ascoltate Machine Head, un bellissimo album, il settimo comprendendo appunto il concerto for group orchestra, è l'album, è uno degli album del Mark II, quindi Ian Gillan, Richie Blackmore, Roger Glover, John Lord e Ian Pace alla batteria. Ci vediamo alla prossima, spero di aver detto quasi tutto. Siamo in questo bellissimo contest della Maresana, se c'è qualche bella ragazza che vuol venire a vedere la Maresana, le faccio vedere volentieri il filone della Maresana. Sono una tua fan, se lo voglio vedere io il filone della Maresana. Madonna me, che coglioni che è sta che...